Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Insomma, sappiamo tutti, poi Giletti ieri sera giustamente lo ha ricordato e lo ha ricostruito. E vorrei il tuo aiuto. Intanto iniziamo a dire chi è Baiardo. Ma Baiardo è uno dei tanti personaggi che si agitano intorno al periodo più nero della recente storia d'Italia, quello che va dal 91 al 94, era un faccendiere, il bandiere dei Graviano. A questo proposito, ieri devo dire che lui ha tentato di ridimensionare la figura dei Graviano, insomma, parlando dei loro omicidi o di quello che hanno fatto come ragazzate o insomma lasciando intuire che volevano cambiare vita. Ecco, questa è un'affermazione che noi non possiamo accettare, perché stiamo parlando dei boss criminali più feroci che la Sicilia abbia conosciuto e l'Italia abbiano conosciuto insieme a Messina Denaro negli ultimi 30-40 anni, e soprattutto non erano i Graviano a Milano perché volevano cambiare vita, non volevano niente a che fare con le stragi. I Graviano, quando sono stati presi, e lo sono stati anche per molto tempo dopo, ricordiamo che tra l'altro uno dei due, no, credo, Giuseppe ha avuto una figlia a 41 bis, erano le persone più potenti d'Italia. Quindi non erano a Milano perché volevano cambiare vita. Questo va specificato. Dicevo, Baiardo è una delle tante persone, tanti personaggi che si agitano intorno a quei fatti. Con lui ce ne sono tanti, in verità, poi smentiti nel tempo, poi insomma molti specializzati nell'intorbidire le acque. Lui ha fatto questa profezia. Io, no, se ne parla tanto, quello che dico è... Lo devono interrogare i magistrati, cioè alla fine non è che uno può dire e non dire a mezza bocca. Vi posso dire la mia sulla base della mia esperienza. Sì, e nella storia io della lo ricordo, insomma, tu hai seguito moltissimo questa vicenda, quindi ci parli da lì, dirigi un giornale online che di questo si occupa, della realtà e del territorio della Sicilia, insomma, voglio dire, sei esperto di questo. Eh sì, no, quello che voglio dirvi semplicemente è questo: nella storia della mafia il fatto che eventi così importanti non avvengano d'amblè. E però ci vuole tempo per capirlo, non possiamo saperlo oggi. È giusto coltivare il dubbio, i giornalisti fanno anche questo, però bisogna avere le prove ed avere gli elementi, perché altrimenti è un gioco di specchi nel quale ci perdiamo tutti. Quello che possiamo dire con serenità oggi, a una settimana da quell'arresto che ha cambiato la storia della mafia, la storia dell'antimafia e che non mi fa dormire da una settimana tra l'altro, è che lo Stato ha vinto, ma ha vinto contro un altro pezzo di Stato, perché una latitanza non dura così tanto se non ha una copertura di base che è il territorio, ma anche delle coperture istituzionali che negli anni noi abbiamo anche raccontato, insomma. Non ci sorprende questo livello della discussione. Ecco, ieri questo è stato detto da Baiardo, che appunto ci sono state delle coperture che, da quanto si è capito, vanno ricercate in ambienti dei... come possiamo chiamarle? Forze di polizia, servizi, insomma, in quell'ala lì. E un'altra cosa che ti chiedo, siccome siamo abituati e abbiamo imparato...